Ciao a tutti ragazzi, allora, dunque, volevamo fare una piccola precisazione prima di cominciare il PG Time. Allora, oggi è l'ultima puntata del PG Time. Cosa? È l'ultima puntata del PG Time? E ora come faremo a stressare i Panic Gamers con le nostre domande? Tranquilli, tranquilli, non succede nulla, no, non siamo così deficienti da chiudere un programma che funziona così bene. No, assolutamente non avete capito niente. Non è che funziona così la cosa, il sistema è questo. Allora, voi dovete sapere, forse magari per quelli che sono registrati da più tempo con noi, da noi, sanno che il PG Time è nato a caso. È nato a caso, cioè ha fatto delle domande, poi alla fine pian piano è diventato quello che è diventato. Quindi ho pensato di creare una veste grafica nuova, giusta? E solo... una veste nuova solo per il PG Time, esclusivamente per il PG Time. Non si chiamerà più neanche PG Time, quello che verrà tra un po'. Ho solo bisogno di tempo per costruire veste grafica, organizzare la questione, come fare in modo che funzioni tutto nel modo giusto, perché come praticamente è stata strutturata fino adesso, io non faccio più sesso con mia moglie. Quindi, dunque, tornando a noi, ho pensato bene di organizzare le cose in una maniera diversa. E non saprete nulla fino a quando non metterò su Facebook quello che praticamente sarà il nuovo PG Time. Lo continuo a chiamare così perché così sappiamo tutti di che cosa parliamo. Nell'arco del tempo che mi prenderò, che adesso non so, il tempo è ancora da precisare, può essere due settimane come può essere un mese, dipende dal tempo che ho per creare la veste grafica nuova e come buttare giù, perché io scrivo sempre tutto a biro, io faccio tutto a biro ragazzi, faccio come alla vecchia maniera, e sarà comunque anche più divertente, sarà strutturato meglio e comunque potrete seguire tramite Facebook tutti i passaggi che farò nella costruzione della nuova intro, del nuovo regolamento, se per caso cambia qualcosa nel nuovo regolamento, quale sarà il regolamento e poi anche il regolamento definitivo. Tutte queste belle cose, tutte fatte per voi. Ok, fatte queste piccole premesse, mi raccomando, non chiude il PG Time, si chiamerà solo in un'altra maniera, datemi solo il tempo di farlo uscire quello che è necessario per creare un qualcosa di più bello e vedrete che non ve ne pentirete. Tanto, mettiamola come un finale di stagione questa, mettiamola così. Cazzo, per guardare Walking Dead ci aspettate 8 mesi, potete aspettare, no? 30-40 giorni per una nuova serie di questo tipo? Allora, intanto basta parlare e oggi rispondiamo a tutte le domande, così mi porto a zero e basta, nient'altro. 3, 2, 1, via! Siamo ritornati con il PG Time. Bene, allora, Aaron non c'è, è a giocare per i cazzi suoi e lo sappiamo tutti che hai fatto così, quindi il PG Time è tutta un'inculata mia, come sempre. Allora, partiamo con la prima domanda che ci arriva da Vicious, l'informatica papale. Che cosa vorreste nei giochi odierni? Per intenderci, più grafica, più azione, più libertà, eccetera? Allora, se fossero tutti come Resident Evil 6 andrebbero tutti nel pattume, perché... la libertà in quel gioco non esiste. No, era solo per farti un esempio. Comunque, come libertà di gioco, più libertà, perché giochi come GTA, come Oblivion, come Tomb Raider, sono pochi, cioè sono fantastici, sono i giochi che mi piacciono, come Uncharted, anche se già Uncharted ha un pochino meno libertà, però comunque si lascia giocare bene. A me piacciono i giochi con meno grafica ma più libertà, poi lasciando stare il fatto che Uncharted ha molta grafica, però comunque è sempre un gran bel titolo. Poi adesso scusami, però parlare così di punti in bianco di che cosa preferirei in un gioco quando io mi diverto ancora con Space Invader, Defender, Puzzle Bubble o Bubble, non è che sia facile in 3 secondi risponderti. Dei giochi odierni non sono tantissimi i titoli che mi piacciono,
non è facile dare una risposta così in due minuti a un discorso del genere. Niente, passiamo alla seconda domanda che arriva da Marco Ranno. Cancelletto P-Team. Stavolta mi ha inculato di brutto. Anche perché non fa parte della sigla. Allora, cancelletto P-Team, due punti. Oltre ai videogiochi, quale altre passioni avete? Potrei dirti la gnocca, però non è una passione quella. Passione attuale o gli animali? Gli animali mi piacciono molto. Io ho sempre vissuto anche da piccolo con cani, gatti, galline, porcellini, d'India. L'ho già detto, conigli, non mi ricordo. Pappagalli. Gli animali per me sono un bel hobby. Mare, che hobby hai tu? Allora, l'hobby di mia moglie è guardare Beautiful, guardare le soap opera e qualche programma di Maria De Filippi quando c'è. Ah sì, un hobby di mia moglie è usare il Galaxy S4. Ci scancro, ci gioco, scarico applicazioni, le cancello, le riscarico, le ricancello, le riscarico. Abbiamo capito, punto. Aaron, quali sono i tuoi hobby? Oltre a giocare lì, non te ne frega un cazzo. Muori, cazzo! Andiamo avanti con la terza domanda che arriva da Johnny Max. Comunque, le virgole non le ho messe apposta. Muori, cazzo! Ma muori davvero! Cancelletto time che non è... Muori, ma che cazzo, lo sto cercando di leggere, sta buona! Che non inti... Non è ten... Non ta... Cancelletto time... Cosa guardi tu che non ci vedi? Sei orba, cazzo! Cancelletto time del PG time che non è time ma è solo PG. Due punti. Non è time, ma è solo PG. Due punti. Ok. Ma le patatine che mettete sopra la dispensa sono lì per non farci arrivare Aaron oppure per non farci arrivare te? Ma scusa, mi spieghi la cosa, ma che cazzo ne frega loro delle mie merendine? Ma se ne vogliono mangiare loro le mie merendine? Sono lì perché non c'è non c'è nessun altro posto dove metterle, allora le mettiamo lì sopra. Però questi bastardi si vogliono mangiare le mie merendine, c'è la seconda volta che mi chiedono per queste merendine. Ah, sì? Me le mangio io, me le mangio, non se le mangiano loro, si vogliono mangiare le mie merendine questi. Ma noi non gliele diamo, noi cambiamo. No, non gliele diamo, no. Non gliele diamo, no. Quarta domanda che arriva da Yu Chan Li. Ciao Yu, quanto tempo che non ci si sente? Allora, cancelletto PG, due punti. Grazie, tu mi faciliti anche la vita ogni tanto. Qual è la vostra serie televisiva preferita? Semplicissimo, la mia è Walking Dead e Arrow. E per te, Mare, qual è la tua serie preferita? Beautiful. Sì, ma sei così scontata, ma fai schifo, cazzo, ma non c'è qualcosa di nuovo? Ma guarda qualcosa di bello, c'è anche... Io guardo Forum. Forum. La serie televisiva Forum. Aro, qual è la... Oh, non gli chiedo più un cazzo a quello, non gliene frega niente. No, le sue serie televisive sono i cartoni animati. Le uniche cose... Ecco, Pokémon, gli piacciono i Pokémon, è una serie televisiva che gli piace molto. E Aaron, che ti piacciono molto i Pokémon? Aaron, ti piacciono i Pokémon? Vaffanculo! Andiamo avanti con la quinta domanda, che arriva da SDV Channels. Cancelletto PG, Elvis, il personaggio trash che vorresti conoscere di persona? Un personaggio che vorrei conoscere è Antonella Elia. Un personaggio trash veramente mica da poco, eh? Cazzo, così gli do anche due colpi finché ci sono. Scherzavo, eh? Oh, c'ho capiati, è finito di rompere i maroni? No. Andiamo avanti con la sesta domanda. Domanda di... Sì! Sì! Regresso!
Sei adesso? Sì, sono talmente cattivo che a volte mi faccio persino paura da solo quando mi guardo allo specchio, cazzo! Sì, Sperman YTP! Allora... Sì, pronto all'euro? Sì, ho bisogno un attimino di un'ambulanza in via Dolgazzanti numero 4 perché c'è... un malato da, di mente da venire a tirare su. No, ma non è colpa mia, ma sono loro che mi fanno impazzire, cazzo! Si è gasato troppo, allora gli è venuto un attimino un mancamento. Ma quella è colpa di nostro figlio che mi ha caricato lui, non è colpa mia! Cancelletto PG Time, due punti. Di più di 20 volte, cane pazzo, pazzo cane. Allora, io non sbaglierò neanche una volta. Ma dirtelo 20 volte non ci riuscirò mai, perché ci vuole fiato per riuscire a dirlo 20 volte. Come cazzo fai a dirlo 20 volte? Ci vuole del fiato per dirlo 20 volte, dai! Io lo dico finché ho fiato. E vedrai che non balbetterò neanche una volta. No, perché mi distrai. Tu devi solo verificare, stando, cioè a te basta semplicemente stare lì. No, stare lì, perché così non si può notare che io faccio tagli nel video. Va bene. Perché io sono... ce la farò. Allora... Aaron, dammi due sberle. Era per caricarle. Allora, cane pazzo, pazzo cane. Cazzo, cominciamo bene, mi sono già intartagliato. Cane pazzo, pazzo cane, eh? Cane pazzo, pazzo cane. Ok, allora. Sto sciogliendo la lingua. Allora, non toccarmi, non toccarmi. Non toccarmi, non toccarmi. Non toccarmi. Se non ci mettiamo mezz'ora però grazie. Cane pazzo pazzo cane, 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 cazzo! Va bene, andiamo avanti con la prossima domanda, che è la settima, l'ultima domanda bonus ed è la finale. Quindi chiudiamo con Gabriele Ponzio, che ci manda l'ultima domanda, che sarebbe: cancelletto PG 2 punti, qual è il vostro video preferito su YouTube? Porca vacca, alla faccia della domanda. Allora, qual è il tuo video più bello, il video che ti piace di più su YouTube? Qual è il video preferito di YouTube? Dai, dine uno, dai, non è che deve essere per forza quello preferito. Un video di Favij. Un video di Favij, qual è in particolare? Gioco per il cielo, ciao! Ah, The World This Game? Cazzo, risposta a una domanda, non ci credo! A me piace molto Vita di coppia di Michael Righini. Quello per me, ragazzi, è la serie più bella che ha fatto. Niente ragazzi, siamo arrivati alla fine dell'ultima puntata del PG Time. Questa è l'ultima puntata di questa, chiamiamola così, dai, questa serie. Mari, ha rotto i coglioni. Cioè, no, io non lo dico con cattiveria, ma ti pare che andiamo a mangiare l'insalata adesso? Che non metto l'insalata qua, immagino l'insalata, ma scusate, mi ha portato l'insalata, mi ha portato lo smestolo di insalata. Ho diretto, Sammy. Ok ragazzi, ci vediamo in un prossimo PG Time. Buon proseguimento!